riconoscimento per gli straordinari risultati ottenuti ai recenti europei di nuoto in vasca corta, con cui hanno portato l'Italia al secondo posto nel medagliere e l'Emilia-Romagna ancora una volta ai vertici dell'attività sportiva agonistica. Con queste motivazioni, ieri, nella sala giunta della Regione a Bologna, il presidente dell'Emilia-Romagna, con delega allo sport Stefano Bonaccini, ha premiato i nuotatori Federico Bocchia, Martina Carraro e Simone Sabbioni, in rappresentanza anche degli altri giovani campioni Marco Orsi, Alessia Poglieri, Fabio Scoffoli e Gregorio Paltrinieri. Gli atleti erano accompagnati dai presidenti regionali del CONI Umberto Suprani e della Federazione Italiana Nuoto Pietro Speziali. Come avevamo promesso, nel giro di un anno e pochi mesi, presenteremo la nuova legge sullo sport, la porteremo entro la primavera in aula per l'approvazione, una legge che ha diversi obiettivi, uno quello di garantire e finanziare l'impiantistica sportiva, in particolare manutenzione e ammodernamento di impianti, dall'altro il rapporto con le scuole, con la scuola, non a caso il nuovo bando di 4 milioni di euro per gli impianti sportivi andrà a impianti che afferiscono alle scuole e magari per tenerli aperti anche oltre le ore scolastiche affinché le comunità locali li possano utilizzare al massimo. Il terzo punto, il tema del rapporto con la sanità, con la salute, perché corretti e sani stili di vita permettono non solo di far stare meglio le persone, che già è importante, ma anche di risparmiare soldi in sanità. Ad esempio è dimostrato che c'è una corretta relazione tra l'obesità e l'aumento della spesa sanitaria per cure e per la salute. Dall'altra parte abbiamo voluto premiare questi ragazzi e ragazze perché, come dicevo prima, andrebbe bandita la definizione di sport minori, il nuoto è un grande sport, se ne parla purtroppo soltanto in occasione di affermazioni nelle Olimpiadi o ai campionati mondiali europei, in realtà qui ci sono ragazzi e ragazze che tutti i giorni, compresi le domeniche, si allenano per ore e ore, fanno sacrifici e inorgogliscono anche la Regione Emilia-Romagna perché ben 7 atleti che hanno vinto medaglie pochi mesi fa dimostrano qual è la qualità del lavoro che fanno tutti i giorni.